Ricci, cross in mezzo, la palla di Pirola, attacca la sfera, Cucinello poi si prova e tira il gol. Cale, da lì fa male. Alessandro Cagnale la scorsa estate lo ha voluto a tutti i costi, lo ha anche nominato come uno dei tre migliori giocatori della scorsa stagione di promozione e sabato scorso abbiamo capito il perché. Stiamo parlando di Angelo Cioffi, è suo il gol più bello, più votato della settimana, comunque se non è il più bello è il più importante perché con il 3-2 sulla Virtus Avellino il Cervinara ha dato un segnale importantissimo al campionato in vista dello scontro diretto di questo weekend con l'Eclanese. Bentrovati alla nona puntata di Polvere di Stelle, vediamo i titoli. Conto alla rovescia per il big match di domenica, dobbiamo vincere l'imperativo di Ricci, l'Eclanese torna al Canada dopo 6 anni, il Paulisi sarà spettatore interessato. La bisaccese di Albenzo e Albenzio stupisce tutti tranne Matarangolo, Marinaccio attacca la dirigenza dell'Ariano che intanto perde i pezzi, se ne vanno in 4. Bene in casa, male in trasferta, la quarta sconfitta di San Tommaso e Montesarchio lontano da casa accende la spia, scontri diretti in vista. Nel weekend di fronte il miglior attacco e la miglior difesa del girone E di prima categoria sono le matricole terribili Centro Storico ed Ispanica. Gli ex Real intanto trascinano l'Artemisium. Eccoci qua, bentrovati allora alla nona puntata di Polvere di Stelle. Con noi, ospite in studio, non ha avuto tempo di mostrare tutto il suo valore nel campionato di promozione. Abbiamo parlato di Marinaccio, che è stato l'ultimo allenatore esonerato, il sesto dall'inizio di questo campionato. Abbiamo con noi invece il primo che ha abbandonato una panchina di promozione. Stiamo parlando dell'ex mister del Grotta, Michele Bruno. Buonasera, mister. Buonasera a tutti. Mister Bruno era un portiere e poi ha scelto la carriera da allenatore, ma non tutti i portieri scelgono la panchina e per nostra fortuna il nostro portiere preferito ha scelto di fare il giornalista. Ha scelto di fare il centravanti della nostra squadra, però ha cambiato ruolo. Franco Vitaniello di USR TV, buonasera. Franco, hai affrontato mai Mister Bruno in passato quando giocavi? Ne abbiamo parlato prima, Ponte, un campionato che poi non vincemmo né noi né loro, vinse all'epoca era Casale Bonito. Casale Bonito, sì. Era Casale Principi, giusto? Casale Principi, esatto. E lui stava a Ponte, io stavo a Torrecuso, quindi ci affrontammo, avemmo la meglio noi, all'epoca erano 2 punti, non 3 come ora, facevamo 3 su 4. Tieni presente che Rillo, attuale presidente del Torrecuso, è di Ponte, quindi era un derby molto sentito. E anche molto ben visto economicamente. E come finì quel derby, Franco? In casa vincemmo noi 2-0, certo. E fuori casa 1-1. Esatto. E fece gol Rillo su punizione.
Piccolo excursus, bellissimi ricordi. Piccolo excursus, excursus storico del calcio dilettantistico. Ovviamente abbiamo qui dei degni rappresentanti di quella che è la storia di questa, di queste categorie. Mister, lei della questione Grotto ovviamente torneremo, magari ci spiegherà nel dettaglio che cosa è successo all'inizio dello scorso settembre. Le chiedo piuttosto, rimpiange di aver fatto questa scelta in estate? Assolutamente no. Non rimpiango niente di tutto quello che ho fatto fino adesso nel calcio, tantomeno quello che è successo a Grotta. Più che rimpianti, un piccolo rimorso, perché il progetto che si era pensato all'inizio era qualcosa di bello che fino ad ora non si era mai fatto. Vale a dire un discorso di coinvolgere qualche giovane in più locale, per locale intendo anche di paesi limitrofi, con una validissima juniores alle spalle che avrebbe dato poi già dall'anno prossimo ragazzi in prima squadra, e tutto secondo me era partito col piede giusto. Poi è brutto parlarne nei dettagli perché ormai sono passati 2 mesi e non vorrei che questo somigli a delle scusanti, perché sono stato io ad abbandonare nel momento in cui vedevo allontanare questo progetto. Io penso che indipendentemente dalla categoria, o in terza categoria, in promozione, in Serie C, si inseguono degli obiettivi che all'inizio stagione vengono prefissati. Nel momento in cui questi si allontanano da quello che è calcio puro, calcio fatto sul campo, col lavoro sul campo, e tra virgolette, tra le righe, si leggono altri vincoli o altri obblighi, questo non fa il caso mio. E quindi ho preferito allontanarmi perché non credevo che questo progetto fosse a rischio. Mister, cosa che non ha funzionato secondo lei? Io credo, allora innanzitutto non voglio esimermi da colpe, magari se c'è stato qualche errore tecnico sono pronto ad accettarlo. Però non penso che sia stato questo, perché la squadra nelle prime uscite, è vero che il calcio d'estate si dice che conti fino a un certo punto, ma è pure vero che quando si affrontano delle amichevoli con squadre di categorie superiori... Io ricordo l'amichevole di San Tommaso, no? Di San Tommaso, la squadra ha vinto e ha convinto giocando benissimo, portando in gol non soltanto gli attaccanti ma anche i centrocampisti, esprimendo un bel calcio. Noi abbiamo fatto addirittura un amichevole con la Berretti del Benevento, ma con una squadra di Serie D, scusa non ricordo il nome, non con il Savoia. Comunque anche in quel caso avete fatto... Anche in quel caso, tanto è vero, abbiamo raccolto dei buoni consensi. Tutto questo fin quando ho visto degli atteggiamenti poco professionali in diversi calciatori che secondo me non in mala fede arrivavano, nel senso che se una squadra a fine anno raggiunge un obiettivo in classifica non è perché ha preso 20 giocatori bravi, sono tanti componenti che decidono una classifica, un percorso di una squadra, e sono il valore dei calciatori, la bravura del tecnico e soprattutto quello che è la società intorno. Sono tanti contorni che vanno alla fine a dire quello che è il valore di una squadra. Forse a Grotta è mancato pure proprio questo. Dopo approfondiremo, sì, perché lei prima della messa in onda praticamente ci ha spiegato un po' com'è andata, tra l'altro una vicenda che ha dei contorni molto molto simili a quella che sta accadendo come vicenda ad Ariano, no? Con l'esonero di Marinaccio. Però facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la decima giornata e tutte come dire, le cose che ne sono scaturite in questo servizio. Noi dovevamo vincere oggi per far capire che eravamo noi la squadra da battere in questo campionato di promozione, che siamo sicuramente in lotta per vincerlo e lo vogliamo vincere quest'anno, perché alla fine non abbiamo più niente da nascondere.
Lo sa bene il presidente Ricci, se il prossimo aprile il Cervinara dovesse centrare il suo obiettivo, questo gol di Cioffi allo scadere verrà ricordato come la svolta della stagione, perché ha cambiato le carte in tavola prima del big match del Canada con le Clanese. A meno 3 gli ufitani avrebbero fatto più paura, restare a più 5 e farlo dopo una partita del genere alleggerisce l'animo, e anche il quinto successo di fila delle Clanese, la prima ad espugnare l'Ocone di Ponte, non avrà lo stesso impatto sulla testa dei giocatori biancocelesti. E questo lo sa bene anche Surro. È chiaro che il colpo che ha fatto alla fine il Cervinara ha dato ancora una volta un segnale importante, sparo scontro diretto con 5 punti di vantaggio, insomma è un bel vantaggio. È la seconda volta che il Cervinara passa in svantaggio in questa stagione e per ben 2 volte nella stessa partita. Come contro il Serino, il Cervo ha caricato a testa bassa e l'incornata di Cioffi ha fatto il resto. Ma tra i due litiganti, occhio al Paolisi, che con l'HDA ha già archiviato tutte le prime della classe. Pertanto, a differenza di Cervinara e di Clanese, fino a Natale avrà un calendario senza curve pericolose. La decima giornata ha poi spaccato in 3 parti il campionato. Il terzetto di testa viaggia ad una velocità diversa dalle altre. Delle inseguitrici, infatti, non vince nessuno. La frenata di Virtus Goti, Sporting HD e Ponte e lo scontro frontale, spettacolare, tra Solofre e Grotta ha compattato il gruppetto delle pretendenti alla piazzola playoff. Ed è così che salta fuori la squadra che non ti aspetti, la Bisaccese, che in 10 giornate ha già realizzato più punti di quelli ottenuti nel girone d'andata dello scorso anno, appena 13. Dopo aver trasformato lo Scotece in un fortino invalicabile, Matarangolo e i neroverdi hanno centrato il primo successo esterno della stagione, una favola di cui Simone Albenzio è il principe azzurro. In vetta alla classifica marcatori insieme a Fusco, con i suoi gol ha già portato 11 punti alla sua squadra. E con questo gol da fuoriclasse a Renzulli ha deciso anche l'esonero di mister Marinaccio. È il 6° allenatore a saltare dall'inizio della stagione, il 4° nelle ultime 4 giornate. Manca un Albenzio invece a Taurano e Carotenuto per dare una sterzata al loro campionato. I mugnanesi per l'ottava volta hanno concluso una partita senza segnare, i valigiani non la buttano dentro addirittura dalla prima giornata. Gli ultimi 2 posti da cui si è schiodato il San Martino non sono un caso. Un vuoto di punti e gol arriva anche dall'Eccellenza. San Tommaso e Montesarchio non hanno superato le rispettive prove di maturità. La squadra di Silvestro non sfigura affatto davanti alla Scafatese, ma alla fine raccoglie la sua 4ª sconfitta su 5 trasferte, in cui ha racimolato finora un solo punto. 4 sono anche le sconfitte del Montesarchio lontano dall'Allegretto. E per la prima volta in stagione la squadra di Ferraro è andata in bianco a decidere lo spareggio per il 3° posto con l'Ebolitana, un rigore a pochi minuti dalla fine. Nel weekend si torna in casa, Valdiano per gli Irpini e Scafatese per i Beneventani, 2 dirette concorrenti, una prova d'appello che non si può fallire. Franco, il gol di Cioffi ha cambiato gli equilibri psicologici del match? Del match quello che viene? No, di quello che si è giocato. Di quello che si è giocato, ma diciamo lì era la fine, quindi forse il gol ha chiuso una gara che il Cervinara ha giocato molto meglio della Virtus Avellino. Oh, questo è giusto che si dica, anche perché, come avevo detto in passato, che a Mirabelle Clano la Virtus Avellino aveva giocato una signora partita, va detto che il Cervinara ha dominato contro la Virtus Avellino. Forse il pareggio ci stava pure, perché nel rincorrere la Virtus era serrata in difesa, però diciamo la verità, il Cervinara è una squadra costruita per vincere il campionato, c'è il guizzo dell'ultimo istante. Le Clanese però, che tu hai seguito sabato scorso, arriva da 5 vittorie di fila, la prima ad espugnare l'Ocone di Ponte, ecco, che squadra hai visto, Franco? Ma rispetto alle altre partite ho avuto la fortuna di vedere le Clanese 4 volte quest'anno, quindi un Eclanese che rispetto a San Martino, rispetto alla gara interna con la Vissariano, non gioca lo stesso calcio, gioca un calcio più redditizio, vale a dire lì fioccavano occasioni gol a iosa, oggi ne arrivano di meno, però si finalizza di più, non a caso è la migliore difesa del campionato, quindi Gianluca Guardabascio e Sanseverino in difesa stanno facendo la differenza. Poi e il ritorno di Caruccio in porta ha dato quella sicurezza, anche se Possemato è un ottimo portiere. Lì davanti è un pochino annebbiato ancora Guardabascio, che non è il cecchino che tutti conosciamo, almeno fino a questo punto. Ora sta riposando, lui si è svegliato e riposa un tantino Ruggiero, che non sta segnando più, però
diciamo la verità, le sta granese, conservando per domenica. Le Granese è una buona squadra, è una squadra che sicuramente insieme al Polisi e al Cervinara stanno rendendo vivo un campionato bello, altrimenti spezzato in due tronconi. Franco, 8 squadre in 4 punti, secondo te la Virtus può tornare in corsa per i playoff? Ma tutti possono tornare in corsa per i playoff, perché come dico da tempo... Vediamo la grafica della classifica. La grafica della classifica, come dico da tempo, ironia della sorte, il San Martino che ha 8-9 punti, se non erro, è una delle ultime in classifica con una squadra al risparmio, veramente al risparmio, perché è una squadra che costa poco o nulla, con 3-4 acquisti, tenendo conto il girone di ritorno che ha a disposizione e le partite che ha tra le mura amiche, potrebbe rientrare nell'otto delle squadre che lottano per playoff. Ecco, basta vedere la classifica, 9 punti, gli stessi che ha la Virtus d'altronde, quindi diciamo che è spezzato in due tronconi, però 16 punti, ci sono squadre come il Grotta e l'Accadia e la Virtus Cody verranno fuori sicuramente. Mister Bruno me lo può dire, di fianco a me conosce meglio di me la realtà di Grotta. È vero che ci sono stati problemi, è vero tante cose, però i giocatori che ha il Grotta li ha solo le Granese, il Cervinara e il Paolisi. Mister, e poi c'è la sorpresa bisaccese che voi avete affrontato ed eliminato in Coppa. Sì, effettivamente sorpresa, perché come diceva Antonio, Ci sono compagini che forse, insomma, almeno sulla carta, sono più attrezzate. Anch'io credo che tra Ponte e Virtus Coti saranno le squadre che, e Solofra anche, ci metto anche Solofra, saranno le squadre che potranno lottare per un posto nei playoff. Sono convintissimo che il Grotta continua ad avere forse l'organico più forte di questo campionato. Manca qualcosa non è scoccato, lo spirito giusto non si è ritrovato, però ripeto, vedendo i giocatori uno per uno è tra le squadre più attrezzate per arrivare nei primi posti. Però vive ancora dei momenti di amnesia, come si è visto nelle precedenti trasferte, come si è visto anche a Solofra, in qualche modo con praticamente gli ultimi 10 minuti regalati alla squadra di Ciccio Messina, che è vero, ha giocato una buona partita, forse non meritava di stare sotto di 2 gol, però alla fine un risultato di quel tipo andava gestito. Mister, ecco, di questo Grotta che cosa secondo lei, ne abbiamo parlato in precedenza, come dire, manca rispetto all'anno scorso? Si parlava di Surro, no? Che adesso è passato alla Reglanese. Sì, si parlava di Surro, nel senso che forse io volevo riferirmi proprio a quello prima. È mancata un po' una figura di calcio come quella di Leonardo, è mancata un po' di esperienza. C'è stata un po' di inesperienza da parte dei dirigenti attuali e questo involontariamente i calciatori lo hanno subito. Io prima mi riferivo proprio a questo, una buona squadra non si costruisce soltanto prendendo dei validi calciatori, si costruisce creando un ambiente sano, un ambiente che dia la giusta professionalità, un ambiente in cui si sente il distacco tra le parti, tra i ruoli, tra il dirigente, tra l'allenatore e i calciatori. Questo a Grotta forse non è venuto e involontariamente qualche calciatore non ha dato quello che potrebbe dare. Quando si creano queste cose, forse in casa si riesce a soccombere con l'aiuto del pubblico, con le mura amiche. Quando si va fuori casa e manca qualcosina, si può incappare una sconfitta, una brutta giornata. Chi invece è riuscito a costruire un ambiente sano quest'anno e sta stupendo tutti è la bisaccese di Simone Albenzio. Matarangolo non è stupito della classifica della squadra nero-verde. Ha detto che si aspettava questa partenza. Vediamo in questo servizio chi è Simone Albenzio, chi è il principe praticamente di questo regno che si è creato quest'anno, che nessuno si aspettava. La bisaccese. Albenzio! Simone Albenzio! C'è una formazione che sta insidiando le favorite nel campionato di promozione, si tratta della bisaccese di Matarangolo. La squadra dell'ex centrocampista di Nocerine, Andrea, sta stupendo tutti, 15 punti conquistati e 5° posto in classifica. Uomo simbolo della riscossa bisaccese è Simone Albenzio, l'attaccante pugliese con 8 gol siglati e il miglior marcatore del girone C, in condominio con Fusco del club Ponte.
Nato ad Ascoli Satriano, il paese che ha dato le origini a Michele Placido, il 23enne centravanti con i suoi centri ha portato alla Bisaccese 11 punti, frutto di 2 pareggi e 3 vittorie. Per lui anche una tripletta nel derby personale contro l'Accadia. Numeri importanti sui se si considera che la Bisaccese fino a questo momento ha siglato 11 gol totali. Albenzio è anche il bomber più decisivo dell'intero raggruppamento. Fusco, Gaglione, Dacirne e Torsiello hanno portato infatti solamente 8 punti alle loro squadre. L'ultimo gol nel blitz esterno sul campo dell'Ariano. Una grande rete dalla lunga distanza che costa il posto a Carmelo Marinaccio. In totale sono 22 le marcature con la maglia nera-verde, 14 quelle della passata stagione, di cui una nello spareggio play-out contro il Forino. A Bisaccia, dove è arrivato dopo le 24 reti messe a segno in prima categoria con il Rocchetta Sant'Antonio, è diventato un vero e proprio idolo. Albenzio, che guarda dall'alto verso il basso, attaccante inizialmente più quotati, è pronto a prendere per mani sue anche nell'importante sfida dello Scotese contro il Serino di Tropeano. Chi è Simone Albenzio? Qual è il segreto della Bisaccese? Lo chiederemo nella seconda parte ad uno dei dirigenti, ex dirigenti della Bisaccese, ovvero Antonio Solazzo, ma avremo al telefono anche Nico Bernardo, che ci spiegherà un po' qual è la situazione attualmente ad Ariano dopo l'esonero di Marinaccio e le dichiarazioni fortissime del mister dopo l'esonero. Tutto questo nella seconda parte, in cui ci proietteremo anche verso l'11ª giornata, dove spicca ovviamente il big match del Canada. A tra poco.